sabato prossimo 22 settembre sarà riaperta l'ex statale 107 bis, la provinciale 56, che come vedete è stata completata, siamo già passati, adesso questo è il tracciato nuovo che state vedendo, sono stati fatti anche i gabbioni sul lato destro, attenzione scandale, vedete che bel manto, è stata forse anche un pochino allargata e soprattutto riparata, ancora la strada è chiusa, infatti sto tornando indietro, però è tutto il tratto franato è stato sistemato tra oggi, mentre registro, è giovedì 20, sabato sarà inaugurata e molto probabilmente riaperta al pubblico. Non è stato sistemato solo quel tratto, ma da qui al bivio della strada che stiamo percorrendo noi scandalesi e sammauresi in questi mesi, in queste settimane abbiamo percorso, sono state sistemate anche alcuni tratti con i tratti più diciamo rovinati, alcune buche e soprattutto nel primo tratto, in questo verso nell'ultimo, prima del bivio diciamo per Papanice, è stato fatto completamente nuovo, completamente riasfaltato, un tratto molto abbastanza lungo. Il vento è molto forte qui dalla macchina, come vedete un altro pezzo asfaltato, e più avanti c'è il tratto che vi dicevo, ma non penso di arrivare a filmare fino a lì, che sarà riaperto, quindi penso da, se non sabato stesso, penso di sì, perché la strada è tutta a posto, quindi, ma comunque se non sabato, lunedì la strada sarà riaperta al pubblico, è completamente fruibile. Onestamente, vedendo lavorare le ruspe che stavano lavorando sulla sistemazione della montagnola a destra in direzione Scandale, pensavo fosse stato fatto, come mi era stato detto, un percorso alternativo, invece poi è stato lavorato sullo stesso percorso franato. Meglio così, nessuna deviazione, avremo la nostra strada per Crotone tra pochi giorni di nuovo fruibile